Dunque, grande? Evviva! Benissimo, vedi che con il nuovo anno mi ha già dimenticato le antiche abitudini. Siamo alla puntata numero 10 della nuova edizione. Della nuova edizione, ma ricordiamo di quale trasmissione stiamo parlando. La verità nel piatto. La verità nel piatto. Incominciamo con la consegna ufficiale di un premio che abbiamo già dato in quel di dicembre al ristorante Sette Canali a Sergio Gargani. Il premio si chiama L'altra tavola, lo abbiamo fatto in quel di Conegliano, gli siamo andati a consegnare tutto questo con Palato Anarchico, il nostro amico Giuseppe, che tu ben conosci, esatto. Giuseppe Gasperi. Noi gli abbiamo consegnato questo premio, ma la cosa bella che oltre ad avere degustato, abbiamo trovato un personaggio particolare che fa un distillato eccezionale in quel della Calabria, ma in maniera da passione quasi personale, privata, e raccontiamo anche di questa. Poi dopodiché raccontiamo di una grande vendemmia. In quel caso tu c'eri, dico sì, bene? Sì. Eravamo in provincia di Avellino, dove nella zona del Greco di Tufo, magnifica, e lì eravamo con tanti amici. Un amico in modo particolare che tu ricordi? Lucio Starace. Eccolo là, non avevamo dubbi, lo vedrete da tante fotografie e immagini, ma poi tutta la famiglia Cenerazzo, il grande papà, la figlia, il figlio, che ovviamente detengono ormai tutto e che stanno lanciando questo vino particolarissimo ed estremamente di qualità soprattutto. Dopodiché raccontiamo la storia di un panificio, cioè di un panificio in un piccolo paese della Calabria che si chiama Panificio di Cuto, proprio il nome di questo pane, che viene spedito in tutta Italia e che è fatto in maniera artigianale. Tu a pane come stiamo? Abbastanza bene. Cioè ti piace il pane? Sì, sì, sì. No? Sì, cioè, sì. Tu, questo non abbiamo dubbi. Dopodiché qual è la rubrica che come al solito parliamo? Per eccellenza nuvole fritte. Nuvole fritte. Allora, lì parliamo del famoso Borghi del Ponte. Del Ponte, che l'altra volta non siamo riusciti a mandare in onda per qualche ritardo, l'anteprima che avevamo fatto, e quindi lo mandiamo in onda questa settimana. Poi alcuni saluti di tavolate di amici durante le feste, giusto, intorno naturalmente a delle cose di carattere gastronomico, e poi delle ricette ancora dai nostri amici di un ristorante che tu ben conosci, il Canto Sesto. Dove si trova? A Perugia. Magnifico, qua non dobbiamo naturalmente suggerire nulla perché abbiamo avuto il piacere di essere ospiti tante volte e presto li rincontreremo anche in una futura grande e particolare degustazione. Quindi, come al solito, un grande saluto, in che maniera? Con un grande viva. E viva voi. Abbiamo che cosa? Che polpette avete deciso di darci? Sono delle polpette tonno e melanzana, sì, e ricciola. Perfetto. Qui abbiamo gnocchi croccanti al finocchietto, sì, in guazzetto, sì, di cozze e vongole. Perfetto. Oh, noi qui non facciamo altro che la chiusura di qualche cosa che intanto avete appena visto, di un grande e importante premio conferito in quel della provincia di Treviso. Eravamo su Conegliano in dei biglietti bellissimi. Dove eravamo, Giuseppe? Da Massimo e Silvano Dono, Cantina Torino. Dove non a caso, tra i rarissimi premiati, perché il premio dell'altra tavola è un premio di origine veronegliana che immaginammo con Veronelli in epoche non sospette, quando si girava in Italia proprio per premiare il meglio, all'amico Sergio Gargani, che non casualmente in quel di Conegliano e nei dintorni è sceso proveniente da Bruxelles. Poi capirete dopo nelle riprese che vedrete per quale motivo. Questo premio è stato dato a lui, voi leggete non casualmente, edizione 2015-16, perché non ve ne vengono dati tutti gli anni, conferiti allo chef del ristorante Sette Canali di Papa, ma noi l'abbiamo conferito al protagonista. Così dico una battuta che cala a molte persone. Conferito a Sergio Gargani, qui c'è scritto Paolo Cosenza, anche questo è Paolo, ma in senso positivo. Naturalmente. Oh, allora, noi oggi
con il nostro amico Palatinacchio, facciamo la consegna ufficiale anche in quel di Pala, vabbè, però la cornice permetticela, cioè, voglio dire, per fare, perché noi per risparmiare quelli dell'altra tavola non spendono nulla, ma tutti a parte noi, e la tua interpretazione, ma sai che cosa ci colpisce di più? Signora, ascolta bene, perché tu ne sei direttamente interessata, che sappiamo di dare qualche cosa che in prospettiva, data anche la tua giovane età, avrà sicuramente, come ci è successo tante altre volte, delle conferme eclatanti. Dico bene, Giuseppe? Una delle conferme, come sai, gli auguri di Natale, gli auguri di fine anno si fanno alle persone con le quali da anni già tiene rapporto. Ho mandato gli auguri a Ezio Santino, ma a caso. Così, ringraziandoli, perché grazie a loro se io oggi ho un palato allenato. Lo vediamo. E il maestro Marchesi, ma anche Ezio, non l'ultimo. Ezio, ti ringrazio per le belle parole, ma sarebbero rimasti insegnamenti sordi se il tuo palato invece che anacrico fosse stato comune. No, bellissimo. Noi quindi ci auguriamo di avere una risposta così. Contento di tutto questo. Vabbè, ma tu sei una persona semplice, timida, ma anche molto vera, realista. In questa logica trovi che i nostri palati ti hanno soddisfatto per il momento? Speriamo di sì. Qua sta succedendo una cosa speciale, perché in una serata molto particolare, dove dobbiamo annunciare un fatto, dobbiamo annunciare, voi intanto avrete visto prima la premiazione che abbiamo fatto con Sergio, ricordando non una casuale premio avuto in quel di Conegliano con l'altra tavola con un richiamo veronelliano. Qui la notizia importante che diamo in anteprima è che, facendogli i migliori auguri, dico bene, sì, i migliori auguri li facciamo, tu sei interessata comunque, per evidenti motivi, Sergio va a fare una grande esperienza in una importante nazione europea, tra l'altro in una città particolarissima che da sempre è stata una città internazionale, per cui in quel di febbraio andrà a Bruxelles e andrà in una esperienza ovviamente da chef di grande rilievo, dopo aver accumulato esperienze italiane anche con questa tra virgolette avventura dei sette canali a Paola, ci permettiamo, poi sentiamo il nostro palato anarchico, ma non ci è parso di vedere la strada esterna sistemata come ci raccontavano, però questa è una bellissima avventura, noi gli auguriamo il meglio, lo andremo a trovare in quel di Bruxelles, naturalmente non andremo quando ancora c'è la sua splendida signora, perché così faremo delle serate. Ma io parto con voi. A parte con noi, abbiamo detto, noi speravamo di fare serate eccezionali, battute a parte, ma che cosa abbiamo fatto? Stasera, come avete visto dai piatti, come sempre è stato un racconto di grande emozione, poi abbiamo qui degli amici un po' speciali, perché noi quando siamo arrivati qui qualche mese addietro, Giuseppe, il nostro amico di Palato Anarchico, stranamente ma momentaneamente non c'era, e invece non a caso e in maniera felice lo abbiamo qui stasera, abbiamo avuto un contatto, un assaggio, un'emozione con un importante distillato italiano che ci ha richiamato all'antico brand italiano, ci piace chiamarlo così perché l'antico brand italiano era vittorioso nei confronti di tanti tra virgolette cognac. Abbiamo incontrato qualcosa di emozionante, particolare, la gradazione alcolica ci sembrava una illusione nei racconti di Sergio che Sergio ci faceva, perché invece la sua bontà in bocca, la capacità di aderenza che aveva al palato, il gusto, il profumo che lasciava, la non invadenza appunto alcolica, erano assolutamente sublimi, e noi eravamo convinti di incontrarci con un grande distillato tipico del nord, delle zone di cui ci aspettavamo. Invece Sergio ci dice che questo prodotto, questo grande distillato, veniva fuori da una follia, di una grande passione di un amico di quel di Rende, dico bene, sì, il quale insomma nella sua vita molto seria per altri aspetti, però era stato preso da questa passione trasferita dal padre non a caso, di fare questi
distillati per il suo piacere e per i pochi amici, dico bene Sergio, certo, i quali sono sottoposti a continui assaggi e guai a loro. Chiamali con il loro nome, cavie. Sì, cavie, cavie, che se non sono entusiasti, guai a loro. Allora, noi Enzo l'abbiamo qui questa sera. Sergio, non a caso, che ci hai proposto stasera per accompagnarlo con semplicità? Un tortino al cioccolato con una salsa di vitigni. Benissimo. E noi in questo stiamo rivivendo questo incontro emozionante, perché non è dalla Calabria, nulla togliendo ai vini e ai prodotti base. Non che a caso abbiamo avuto anche i prodotti del Veneto. Del Veneto. Che richiamano la premiazione di Sergio. Noi abbiamo avuto stiamo incontrando una cosa speciale. Allora, noi abbiamo già chiesto all'inizio, qua, cioè, se no succedeva in linea di Dio in trasmissione, gli abbiamo detto ad Enzo, ma tu da grande che vuoi fare? E lui, a parte il fatto che tra qualche ora o giorno stiamo lì, diventa padre per la terza volta di un magnifico principe. Principe, dopo due principesse che ha ovviamente un po' più grandi, e quindi questo è viva a lui e soprattutto a chi sforna questo, che alla regina della situazione. Però noi gli abbiamo detto, ma tu da grande che vuoi fare? Lui, niente, lui è una passione totale. Abbiamo cercato anche con l'amico Sergio, chi lo sa se fra 5-10 anni lo coinvolgeremo, lo vedremo in una magnifica attività commerciale limitata di qualità. Sergio, da dove nasce questo? Questo lo devi raccontare. Tanto è un racconto privato, fatto per amici, non certo per amici, marketing, è per amici. Dici tutto. La tua creatura, innanzitutto, come l'hai chiamata? La mia creatura, oro divino. Diciamo il meglio che si può estrapolare dal vino. Che dire? Dalla scelta di un vino a mio avviso pregiato, lo Zio Bimbo. Ho cercato di tirar fuori il meglio, il cuore, l'essenza di questo vino a mio avviso già pregiato di suo, prendendo il cuore di questo vino, lo faccio barricare in una botte di rovere che scegli tu con le tue che mani, scelgo io con le tue mani, vado a scegliere legname, vado a vedere quando la stanno assemblando la curvatura del legno, è rigorosamente che sia legno vivo, legno vergine, assolutamente non ripiallata la botte, mi raccomando, non ripiallare. Dopo cura lo tengo per circa 5 anni in botte, curandolo minuziosamente nell'umidità, nel luogo dove lo tengo, poi lo faccio barricato a 70 gradi, lo basso di grado alcolico fino ai 52-53 gradi, un grado alcolico un po' scelto sopra, la norma. Sopra la norma, però che non ci sente per invadenza, salvo l'approccio del profumo iniziale. Sì. Non mi piace più alcolico, non mi piace meno alcolico, è la gradazione giusta che ho scelto per quest'oro di vino che ho creato. Il nome è unico, ma sì, richiama molto l'oro da re veronelliano, con delle bottiglie speciali scoperte, sì, dietro a delle grotte incredibili, certo. Abbastanza. Niente, lasciato maturare in vetro per altri 2 anni, penso che ho tirato fuori più di una passione. Una passione che è nata con un regalo dell'alambicco a suo tempo da parte di tuo padre. Ero ragazzino, mio padre mi regalò un alambicco piccolino in vetro, dove cominciai a fare dei piccoli distillati. E senza baciare nessuno. Assolutamente, no? Sempre controllato da mio padre, ma poi successivamente ho maturato questa passione, mi sono pure costruito un alambicco ad hoc che soddisfava le mie esigenze di lavorazione della... Potresti fargli con un copywriter nella realtà. Sergio, perdonaci una domanda. Noi sappiamo che quando nell'occasione di amicizia, grazie a questo, abbiamo potuto assaggiare questo
questa prelibatezza, certo, però di fatto tu hai il divieto totale di darlo a chiunque, sì. Cioè questa è una roba che solo per pochi amici. Interna per pochi amici, sì. Ho capito, tu per primo in tal senso. Sì. Quando ti senti abbattuto e ammesso a fine serata, che ci... A fine serata, un goccino di questo e si riprende la serata. Senti, ma io voglio dire una cosa, ma al di là di sottoporvi da cavie, come ci ricordava l'amico Palato Anarchico, però nella realtà cioè, sono tanti di voi che si sottopongono a essere cavie con felicità. Sì, siamo in tanti a, a provare queste, diciamo, specialità che fa Enzo, che è una persona splendida. È una persona che vuole avere sempre ragione, però alla fine ha sempre ragione. È, con il risultato è un vero imprenditore, ah, è un vero imprenditore di, in altro cavolo. Settore. Però è la passione, lascia sì, spazio. La passione lascia proprio spazio alla fantasia. E... Non era Sergio che diceva che chi segue le proprie passioni sì. Vive due volte vive sì. Meglio? Sì, vive meglio e quindi... Farò di tutto per spronarlo a seguire la sua passione. Allora, ma tu devi seguire la tua però. Io seguo la mia, seguo certo, la mia e farò di tutto perché lui seguirà la sua. La sua. Dopo queste note dolci facciamo una nota salata, perché una riflessione ci sta. Io, adesso tu riderai Bruno, ma è una cosa che io ricordo sempre. Negli anni Ottanta, l'assessore provinciale al turismo di Rimini, ebbene, anni 80, venne in Calabria e a Cetraro, in una, all'epoca si parlava del, ancora del Partito Comunista, in un'aula piena, così piena, questo assessore che si chiama Nando Piccari disse: cari amici, amiche, compagni e compagne calabresi, e mi farebbe piacere che ascoltassero bene quello che sto per dire, i politici e non, gli imprenditori e non, a nome della mia regione, l'Emilia Romagna, grazie, grazie, grazie di cuore. Gelo nella sala, totale. A un certo punto si alza un compagno, ma proprio lo sai, i vecchi compagni ottici, compagno Piccari, perché ci dici così? Perché se voi calabresi, con quello che avete, continuate a non fare niente, noi viviamo. Esattamente. Adesso la polemica qual è? Dispiace quando pezzi del talento calabrese sono costretti a dover lasciare la terra di origine per dimostrare non quanto sono bravi, che sono dei calabresi bravi, perché i calabresi che vanno fuori tutti arrivano ad alti livelli, perché c'è questo senso di dire devo dimostrare che la Calabria non è soltanto gente cattiva, non è soltanto il Lallazzo, non è soltanto convivenza, non è soltanto... e quant'altro. Vabbè, sul peperoncino nota polemica, un nostro collega ha fatto il festival del peperoncino, bravissimo, eccezionale, Enzo Monaco, bravissimo, però quando poi tu leggi dai altri colleghi che dicono ma voi siete bravi, 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 ma come mai l'80% del peperoncino che c'è in Calabria viene dall'estero? Allora tu ti chiedi che c'è qualcosa che non va. Quando poi senti che nella regione Calabria il dirigente dell'agricoltura dice faremo, daremo, investiremo, passano gli anni, passano i decenni, noi ancora siamo che investiremo, faremo e diremo, capisci perché esci da un locale come questo e ci sono dei lavori in corso, che ben vengano, perché i lavori in corso vengano fatti però nel rispetto dei tempi, non dico nel rispetto di chi ha un'attività, se ci vogliono 300 giorni, ce ne vogliono 310, come succede dove vivo io, in Emilia Romagna, non 680. Se poi mi dicono per 40 anni non si è fatto niente, adesso si fa, mi sta bene, assolutamente, ma io poi i risultati li voglio, e non parlo da calabrese, parlo da giornalista, perché un giornalista deve raccontare i fatti, metà dei giornalisti non raccontano i fatti, raccontano quello che gli dicono che devono raccontare, che è una cosa diversa. Adesso mi rivolgo al sindaco, che è un amico, mi piace molto il suo senso di appartenenza alla città, anche questa è Paola, anche... però una nota la devo dire. L'ospitalità dei calabresi è conosciuta nel mondo. È brutto sentir dire a un imprenditore, a un operatore così, se poi non ti sta bene puoi andare via. Perché non è che ha perso l'imprenditore che se ne va, ha perso lui come sindaco se un imprenditore se ne va. Perché se tante persone se ne vanno, Paola finirà come tanti altri piccoli paesini che o si devono accorpare
Oppure come altri paesi un po' più furbi, come è successo in Emilia Romagna, come è successo in Piemonte, poi dico, sai che c'è? Lascio la Calabria, passo con la Basilicata. In Emilia Romagna, tu lo sai, no? Con le Marche, alcuni comuni hanno detto io non sto più con le Marche, voglio andare in Emilia Romagna. Altri hanno detto non voglio stare più col Piemonte, voglio andare di là. E questo perché succede? Perché se non c'è una programmazione, quando stai male, stanno male tutti. Stanno male tutti. E la rabbia più grande è un prodotto così, uno chef che sa preparare il suino nero di Calabria, che noi ne parliamo al Vinitaly, al Cibus, dappertutto. Ti senti dire, ma voi in Calabria avete, peccato però che vi manca quel quid per saper promuovere la vostra terra. Allora da calabrese, quando stai fuori, ti fa male sentire dire, Dici, ma tu perché stai fuori? Se sei così innamorato della tua terra, perché non sei rimasto in Calabria a combattere con gli altri? E come tu glielo spieghi? Che se tu resti in Calabria a combattere, muori. Perché, come diceva una persona che a questo tavolo, che non vogliamo mettere in difficoltà, ok? 98% contro 2, quel 2 purtroppo è più potente del 98, finché il 98 abbasserà la testa. Ne aggiungo un'altra, una citazione di Benedetto Croce. La Calabria è una terra meravigliosa, popolata da diavoli. È bellissimo. Abitata da diavoli. Noi, come vedete, come al solito, i nostri racconti sono di grande libertà e di partecipazioni diverse dal narrare come nasce una prelibatezza, dal narrare dei piatti di Sergio. Siamo dispiaciuti che non sarà più qui per un certo periodo almeno, ma siamo compiaciuti del fatto che vada a raccogliere successi in altri luoghi in questo. Però anche nel raccontare i suoi piatti, gli abbinamenti con i vini. Stasera abbiamo fatto e ringraziamo gli amici, i fratelli Toni d'Oro che ci hanno ricordato dei prodotti Silvano e Massimo di grande livello in tal senso, per cui e non a caso questo è potuto capitare qui, bellissimo, siamo contenti che sia capitato a Pava ai Sette Canali. Non è importanza se poi dopo purtroppo questo sfuma via, però ricordiamo a chi di dovere che gestisce la cosa pubblica che è bene avere dentro casa dei valori e dei protagonisti che non averli solamente fuori in tal senso. Citiamo un caso di un amico comune, Pietro Parisi. Pietro Parisi è uno chef che è riuscito a dare lustro, non se ne vogliano gli amici di Palma Campania, un paesino come Palma Campania. Certo, che non è dove c'è gente che da tutte le parti d'Italia va a Palma Campania per assaggiare la sua cucina. Certo. Ma una volta che a Palma Campania, poi cosa? Per Palma Campania, certo. Trova il produttore di vino e qui tutta la filiera lavora. Da rilievo a tutto. Cosa allora, che qui? Non so. Ahimè, vedo poco. Don Enzo, ascoltami una cosa. Questo va bevuto. Va degustato o da solo come merita un grande distillato, un grande brandy italiano. Lo so che a te fa più piacere chiamarlo cognac per questo aspetto internazionale che hai, speriamo che però il figlio che nasce non metterai un nome francese ma italiano. Italianissimo. Ricuzzo. Che cosa, se dovessi usare un aggettivo, un sostantivo, una frase rispetto a quello che fai, come la racconteresti? Una creatura della tua passione, sicuramente. Sì. L'oro di vino, penso che è quello che la dice tutto. Dice. Bellissimo. Allora, noi sapete che non possiamo esagerare perché usciamo da una recente operazione, quindi esci. Noi mai stati. In tal senso, a Sergio grandi auguri sotto questo aspetto, non a caso un mese fa o poco più, anzi 2 mesi fa, gli è stato riconosciuto il premio di cui avete visto la consegna ufficiale anche qui materialmente, però noi non possiamo che finire, oltre che ringraziare le mani femminili che ci stanno riprendendo in questo senso non casualmente, però noi ringraziamo anche, cioè dobbiamo chiudere con un tocco femminile, garbato, l'abbiamo e così abbiamo un po' sorriso prima con lei. Allora, dolce signora, contenta di questa occasione in amicizia che inaugura il 2016 e celebra una partenza di qui a breve? Sì. Perfetto. Tu, voglio dire,
tu, le vostre creature magnificamente prima o poi lo seguirete, tu da lontano lo seguirai, noi gli abbiamo già predestinato due controllori in quel di Bruxelles, non ha importanza se una ha 23 anni e l'altra ne ha 25 casualmente, ma tu sei superiore, ma una... a parte, tu sei un grande diva, lo facciamo. Un'ultima riflessione, dici. L'altra sera a cena, sì, a casa di un comune amico, si parlava del fatto della figura fortissima di San Francesco di Paola, che come sai è il secentenario, è il santo che ha più chiese nel giro per il mondo, conosciutissimo così, però io che sono poi un maledetto bastardo, e lo dico, perché non a caso mi chiamo Paratanarchio, ho detto, ma spiegami una cosa, lui ha vissuto al tempo di Leonardo da Vinci, è nato a Paola, ha conosciuto la Calabria, è andato a morire in Francia? Lasciamo ai posteri, si fa per dire. Sono già passati 500 anni, largo a 600. 600. Sì. Grande e viva il proposito. E viva. Beh, tu l'evviva lo puoi fare con un tocco di bollicina, non perché non ti puoi bere quello, ci mancherebbe altro. Ma perché se lo tocchi poi ti taglia le mani. Vai a te. E viva voi. Che siamo? Allora, siamo nel comune di Pedru Ripino. Benissimo. Stiamo vendemmiando una vigna a Greco di Tufo. Perfetto. Che ricordiamo, la vigna, la bella, voi la leggete dai sottotitoli, ma la vigna delle cantine Cennerazzo. Per la cantina Cennerazzo. Tu sei sempre il presidente del... Io sono il presidente del consorzio dei viticoltori. Perfetto. Poi dopo glielo diciamo che si devono mettere insieme al comune e mettere un po' di cartelli, perché... Sì, dobbiamo mettere i cartelli. E devono fregarsene della burocrazia che a volte stima. È enorme. Questo non ne parliamo. Allora, qua la caratteristica è proprio di questi generi di grappoli. Me li riprendi bene i grappoli? La caratteristica è questo, sono dei grappoli cosiddetti Animea Gemini. Ah, giusto. Perché hanno il grappolo piccolo a un lato. Certo. Il però problema, di grande intensità, non a caso. Dobbiamo trovarne una che si vede di più, secondo me, perché eccola qua. Sì. Anche se è una vigna piccola. Sì, giusto. Guarda, anche se il grappolo è piccolo. Il grappolo è piccolo, vedi? Questo è il vero Greco di Tufo. Certo, certo. Poi ci sta questa qua, già questa è più grande, ecco, e c'ha un altro grappolo. Certo, un'altra gettata in questo. Ecco. Ascoltami. Questa è che la sistema abbiamo qui per ricordare a chi questa ci sta seguendo? È a spalliera. Esatto. Sistema a spalliera. Da quanto tempo li abbiamo questi? Perché qua vedo anche un piede franco addirittura. Sì, sì, questi sono una ventina d'anni. Bello, un bel paese. 20 anni, una vigna di 20 anni. Qua quanto siamo di altezza? Che siamo qui? Che siamo 400 metri, circa 400 metri. Oh, teniamo conto che però siamo a 400 metri, come voi sapete, però, in una località non marina, e quindi 400 metri di queste colline a ridosso delle montagne hanno un'altra resa. Oltretutto, qui sotto, a noi, 600, si fa per dire, certo, sotto i nostri piedi, ci sono le miniere di zolfo. Certo, certamente, noi salendo da su ne abbiamo vista una abbandonata, sì, ma bellissima, sì, che era una cosa importante. Questo, che facevano qui anche ad andare avanti. Buongiorno. Non si preoccupi, può passare davanti a noi tranquillamente. Senti, Sebastiano, no, voglio dire, qua da sempre quindi c'è questa concomitanza tra terreno con zolfo, quindi un terreno che si autogenera, non sì, a caso, sì, sì, con gli aspetti di questi vigneti. Esatto, esatto, sì, sì. Quest'annata come sta andando? L'annata è ottima adesso, perché è vero, abbiamo avuto un periodo, certo, un po' di grossa siccità, sì, però poi con la pioggia, certo, che è venuta, e poi successivamente c'è stato pure il sole, l'uva si è ripresa, è andata bene, sta andando benissimo. Va benissimo. Sta andando benissimo. Allora, adesso andiamo un po' in giro a vedere, poi dopo ci fermiamo sull'uva. Voi e fate, devi, perché poi ci... Thank you.
Patrizia, ma ti diverte questo? Ti piace? Certo. O poi alla fin fine ti stanca solamente, no? No, no. Perché già ti immagini il vino. Certo, ma questo è un lavoro divertente, soprattutto quando il tempo consente di stare così bene. Hai ragione. Come oggi. Oggi è una bellissima giornata. Quindi ci divertiamo. No, Patrizia, per quanto giovane tu sei, da quanto tempo ti ricordi di fare questo? Lo facevi anche un po' da bambina oppure no? Sì, da bambina. Quindi da sempre? Sì, da sempre. Da sempre, prima da bambina era come un gioco. È quindi vero, lo facevamo già con i nonni. Bellissimo, certo. Con papà, che è stato poi quello che ha portato avanti tutta la tradizione del vino. E adesso c'è mio fratello, i ragazzi che si hanno, si sono sentiti coinvolti. Questa bella attività. Coinvolti bene. Sì, tanto, devo dire. Allora, evviva! Avete visto, ci hanno raggiunto nei vigneti anche Lidia e Federico, che lavorano anche loro. Non è vero che lavora solamente la nostra amica Patrizia. No, Patrizia, ma tu tanto sanno che io mi dimentico. A lui lo chiamerò Mario, Antonio, invece il suo nome è Andrea, che già avete visto prima a lavorare. Ma non dovete sapere, non solo ci hanno dato uno schiaffo morale perché prima ci hanno fatto bere la birra in un momento di sosta, ovviamente, ma Lidia, guardate cosa ha fatto, ha portato i bicchieri, mentre adesso Federico apre, ma noi non vi facciamo vedere perché qua a sto punto Federico apre in una maniera un po' particolare. Li abbiniamo adesso, o li hai appena bagnati questi? No, li abbiniamo, facciamoli abbinare. Sì. Vedo che ci sono già degli intrusi che cercano di bere assieme a noi, questo è vero. No, questo è un altro problema. Adesso apre tranquillamente. La bellezza è che oggi abbiamo vissuto una giornata in vendemmia completa, perché siamo arrivati qui in questi territori e tutto è iniziato magnificamente. Tu non c'eri subito all'inizio, ma non è vero che non c'era perché era assente, perché aveva iniziato all'alba ed era altrove. No, scherzi a parte, siamo andati nei nostri vigneti e abbiamo visto il momento della vendemmia, che è sempre un grande momento. È un giorno di festa, anzi sono 2-3 giorni di festa, con tanta gente, amici, e quindi è una festa per tutti. Sì, questa è una grande occasione, la vendemmia su questo è un gesto, è un momento di socialità enorme. Tra l'altro in declivi molto particolari, perché sono tutti terreni e territori estremamente adatti per la vostra. Argillosi, sì, sono molto argillosi e quindi promettono un gran vino. Ricordiamo che siamo a Torrioni, siamo naturalmente in una località che ha all'interno di tutta questa zona dell'Irpinia.
però io voglio dire questo, poi finita poi tutta la parte della vendemmia con questi signori, signore simpaticissime, compreso il momento anche di relax in questo senso, poi avete visto che loro ci hanno portato anche il vino, siamo venuti qui dove tuo papà regna qui dentro. Sì, è il suo regno, ci sono i suoi alambicchi, certo, assolutamente. Alzare, non abbassare, aprire, chiudere. Tutta una questione di cuore, passione, tradizione, chimica. Ragazzi, però voi qua, cioè, dovete imparare tutto, lo so che sì, voi. Ma noi studiamo, da piccoli che studiamo, abbiamo la bottiglia, beviamo e studiamo. No, perché poi è tutto un percorso, come avete visto, e poi questo percorso qua ce l'abbiamo, e qua ce l'abbiamo davanti, e questa è una bella bottiglia. È il nostro prodotto. Allora, ricordiamolo di che stiamo parlando, di quale diocesi stiamo parlando. Greco di Tufo. Greco di Tufo, grande produzione. Bottiglia, devo dire, particolarissima. Sì, abbiamo studiato una grafica che colpisce anche la bottiglia, la forma, non è la classica. La bottiglia stessa, per certi versi. Sì, esatto. Abbiamo studiato sia l'estetica che il contenuto. Anima e corpo. Esatto, esatto. Io trovo che questa dia anche una sua austerità al vino che non a caso contiene. Questo vino lo dobbiamo fare conoscere. Eh certo, abbiamo iniziato da poco, però aspettiamo grandi risultati. Sì, perché nulla togliendo a chi già conosce il territorio e questo vino, però questo merita un momento di comunicazione, una promozione, un'immagine un po' speciale. Assolutamente, ci faremo conoscere sul territorio e speriamo anche all'esterno. Sì. Nulla togliendo al territorio, per carità, ma noi ci organizziamo qualcosa per l'esterno. Ma sicuramente, tanti piccoli eventi, certo, di comunicazione, di promozione, noi ti possiamo di incontri. Rapire, non ci ammazza nessuno, no, dei no, tuoi no. Recenti, delle recenti acquisizioni, scherzi a parte. No, anzi è contento mio marito. No, ma poi, il vino ormai è donna, su questo sì, non sì, assolutamente, non è vero. Nulla togliente, però dobbiamo dire che su questo le donne sono grandiose nell'accompagnare l'immagine e la suggestione del vino. Eh certo, ci fanno compagnia. Però poi guai se non ci fosse chi invece nota tutto il resto. Eh certo, i particolari. Allora, un grande viva, perché adesso poi seguiremo queste occasioni nella maniera speciale e quindi non a caso parleremo di questo grande vino, di questa azienda, tanto leggete tutti i sottotitoli, ma soprattutto della grande passione di Sebastiano, lo possiamo dire. Sì, Sebastiano in primis, poi il Federico e poi Lidia. E Lidia, però Sebastiano, così siamo contenti, lui sarà contento. Siamo stipide, è certo. Evviva! Evviva! Oh, mentre vedete una serie di immagini, di cui ringraziamo anche il nostro grande amico Bruno Gambacorta con Hit Parade e quant'altro, e noi qui non riusciamo a capire bene perché siamo invasi da un profumo, da un timbro speciale che adesso ci racconteranno tutto, da un tipo di pane, come si chiamava questo? Questo lo chiamiamo ciabattone. Ma lei prima ha usato... io ho usato un termine francese, l'ho chiamato sac à poche, una roba magnifica che dentro può immaginare tutto questo, mentre come al solito Giuseppe ha le mani in pasta perché non potrebbe essere diversamente per lui, certo. Questo è l'oro che loro hanno tutte le mattine da lavorare, tutte le notti da lavorare. Questo è il lievito madre che è stato appena Sì, ricordiamo una cosa, Antonio. C'ha più di 100 anni questo, sì, veramente, di allora, famiglia. Ricordiamo una cosa. Quando si parla, quando voi sentite parlare di lievito madre, sentite delle annotazioni storiche in termini cronologici, è ovvio che non dovete immaginare che sia un lievito madre che in sé per sé ha 100 anni, vuol dire che il nucleo originario viene sempre rinnovato quotidianamente, parte però da una logica storica. È un eufemismo dire che ha 100 anni. Esatto, è come il famoso grande aceto balsamico tradizionale che parte da una logica antica e mano a mano rinnovata. Ma la verità vera è che quella partenza storica viene mantenuta sempre in vita. E questo è fondamentale. O poi dalla donna ci faremo raccontare tutto, perché abbiamo visto lì una roba, qualcosa dedicata alle donne del pane. Del pane.
Ma pare che hai scritto pure un libro, vero? Sì, sì, un libro. È in arrivo. C'è un altro, c'è un altro che devo pubblicare. Cioè lui è l'operaio della situazione. Sì, abbiamo capito tutto. Antonio, Giuseppe, Antonio è l'operaio della situazione e lei gode dei... Però prova a pensare, adesso gli amici vedranno le nostre registrazioni, prova a pensare alla soddisfazione per chi come me vive fuori alla Calabria, sì, sì, dimostrare che la Calabria è capace il di questo. Di Cuti, sì. Il Nero di Calabria, sì, sì, i vini, sì, di Serra Cavallo, i vini di Lidia Matera, grande possibilità. Cioè, allora, passo la Calabria. Qua che nuova. Succede? Qui ne abbiamo tanti di pani. Prima abbiamo visto un attimo. Oggi noi siamo arrivati in una giornata di relax. Per sì, questo hanno un'aria sabato pomeriggio. Per questo hanno quest'aria di relax. Però ricordiamo qui che cosa abbiamo. Innanzitutto quel timbro, che cosa vorrebbe dire? Il timbro è un'identificazione forte del nostro prodotto, perché ci identifica in quanto marchio vero, perché da un tempo si facevano questi timbri, per cui era un'identificazione, perché di famiglia, perché il pane era di diverse famiglie, ognuno aveva il suo pane, per cui bellissimo. Per cui quando si infornava nel forno ognuno si riconosceva il suo pane. Bellissimo. Quindi un modo di distinzione, sì, pur con tutto rispetto degli altri pani. Certo, naturalmente. Certo. Allora, qui che cosa abbiamo tagliato esattamente? Abbiamo tagliato un pane da 2 kg fatto, bellissimo, con la farina di tipo 0, certo, e tipo 1, macinata a pietra. E questa è la pezzatura da 2 kg, questa qua. Poi abbiamo sempre bianco, abbiamo la pezzatura da 1 kg. Sì. E poi invece abbiamo l'integrale, che è questa, certo, sorta, okay, di pane, qui, questo qua. Esattamente. Ecco qua, poi abbiamo poi abbiamo quella alle olive. Ecco, quella alle olive nasce sempre dalla tradizione, cioè impastare con quello che si aveva. Siamo nel Savuto, qui c'erano le olive che venivano asciugate al sole e poi infornate e che quindi venivano mescolate in un impasto di pane. Quindi era proprio un discorso di olive autentiche, sì, sì, e lo è ancora oggi. E lo è ancora ad oggi. Basta pensare che queste olive sono le olive che danno il colore al pane. In realtà è la farina bianca. Giusto. La zecca. Ah, ecco, questo è fondamentale. Esatto. Questa è una bella, sì, no? Che è una bella specifica. Lascia poi quella parte oleosa che colora. Quindi quello che vedete, la colorazione dell'impasto, è dato dalle olive. Dalle olive direttamente, sì. Che, sì. Che è una realtà della zona. Posso fare questo una invece, provocazione, dici, allora, che tanto tu mi sei d'accordo con me. Non è che avete per caso un goccio d'aceto, un po' d'olio, che questa qui me la condisco subito con un po' di olive? Perché questa è la famosa... Questa è la fresa, oppure grenza, detta in dialetto. Esattamente. Che viene bagnata con, inizialmente anche con un po' d'acqua, sì, veniva, sì, viene rinvenuta con un po' d'acqua per farla rinvenire, poi si ci mette a seguire il sale, esatto, l'olio, l'aceto, guarda, eccolo là, non a caso, vedete, in proposito era già pronto l'origano, possiamo sistemare, ah, che profumo, madonna che profumo che ha sto origano, ecco qua, allora, mettiamo l'origano, oh, qui non l'abbiamo per bagnata, no, dell'acqua, con l'olio e la bagniamo con il grande olio extravergine, perfetta, le donne sono brave in questo, bisogna dire la verità, esatto, questo è il nostro olio, questo anche olio del Savuto, no, è l'olio del Savuto, grande extravergine, extravergine, e questo naturalmente di tutte, poi uno la può mangiare da sola, può accompagnare altri piatti, può mettere un tempo era la cena, la cena totale, ci mette del pomodoro da sopra di mezza mattina, perfetto. La poggiamo questo intanto, sì, grazie. Mentre aspettiamo il famoso libro qua, sì, l'autrice. È arrivato il libro. Solo che la figlia non voleva essere ripresa e si è nascosta. Va bene. Allora, io voglio dire un fatto. Il vostro piacere, dopo parleremo del nostro libro, il vostro piacere sta anche in che cosa? Di essere riconosciuti in tanti posti anche d'Italia, cioè di avere, fantastico, delle zone che vi richiedono. Fantastico, sì. Noi spediamo il pane in tutta Italia, ovviamente chi ce lo richiede. È una grande soddisfazione per un posto così piccolo. La consegna viene in 24 ore.
Quindi è un sacrificio che ne vale. Sì, certamente. Ma per l'aspetto di passione prima ancora che economico. Sicuramente, sicuramente. Anzi, se dovessimo dire economicamente, lasciamolo perdere. Forse è meglio. Relativamente. La legna costa. Come ti è venuto sto piacere di scrivere il libro? Questo è un libro che nasce dalla nostra tradizione. Mia madre, mia nonna faceva il pane, sua madre faceva il pane, la nonna di Emilia, l'altra nostra collega che è dall'altra parte, perché era un sapere al femminile. Era tutto un sapere. E perché? Femminile. Perché il pane in fondo dà la vita e quindi giustamente appartiene a voi donne. Sì, appartiene a noi, apparteneva a noi meglio. Adesso invece lo lavorano gli uomini, è passata, no? Però come aspetto di nascita iniziale. Nascita del pane, il gesto di tagliare il pane che dicevo prima al nostro amico, è il gesto che fa una donna, una mamma, sì. Quando taglia il pane, spezza, svezza i figli, Ma qualcuna delle tue giovani fanciulle, come quella che è arrivata, piano piano glielo tramandare. No, allora, sì, ci sono i miei figli maschi, io ho tre figli, due maschi che lavorano col papà qui in azienda, e a cui abbiamo tramandato questo sapere. Grande visione, magnifico. Allora, voglio vedere una cosa qui non a caso. Vedete, ecco, lo immaginavo che nel sottotitolo, poi lo guarderemo con calma, c'è scritto Cuti, storie di rughe, profumi e memorie. Rughe perché le rughe sono i nostri vicoli, no? Dove c'erano a Cuti, esattamente a Cuti, questo nostro quartiere da dove noi nasciamo. C'era sempre in quel di Rogliano. Sì, sempre a Rogliano. C'era la bellezza di 5 forni pubblici che ardevano in continuazione ogni 15 giorni. Quindi ti immagini che profumo che ci doveva essere, Bruno. Quando si alzava la mattina la ruga. La ruga rappresenta proprio questo. E poi il sapere di queste donne, ognuna di loro nella presa, nei ricordi, nelle emozioni particolari. Bellissimo. E poi alla fine è corredato da alcune ricette della tradizione. Non a caso. Dimmi, tu considera così. Quando girando per l'Italia, no? Ti senti dire, ma sai che io mangio il pane di Cuti, e tu orgoglioso dici, lo fanno in Calabria, no? Perché è una cosa, ma poi il pane è la cosa più quotidiana che si mangia, perché il pane tutti i giorni sulla tavola c'è o il pane o la pasta, la carne diventa un lusso. Qua come si legge questo? Allora, questa è una ricetta dei crustui. I crustui. Invece se andiamo su Cosenza li chiamiamo i cuduregge. I cuduregge. Fatti con le patate, una roba eccezionale. Da noi si chiamano crustui a Rogliano. Buonissimi, buonissimi. E quindi ci sono le ricette. E qui ci sono anche le ricette. Sì, c'è il libro in questo senso. Da leggere, da conservare. Allora, noi oggi abbiamo avuto una lezione al volo grazie a un gesto di amicizia di amici e soprattutto al nostro palato anarchico che ci ha portato, e qua stiamo vedendo alcune immagini, vi abbiamo già spiegato simpaticamente, riprese altrove, ma poi ritorniamo in una giornata tradizionale, proprio di lavoro. Una roba seria, quindi non li vedrete in queste condizioni. Quando veniamo io loro avranno le mani in pasta, io no. A riguardo, non chiediamo se si porta questo centenario via. Perché... Assolutamente sì. La verità vera, voi sapete, allora, il pane in Italia è sempre stato, ma non solo in Italia, nei grandi paesi di tradizione contadina di grande livello è stato un riferimento fondamentale. In Italia è un modo particolare perché l'Italia è piena di pani diversi che fortunatamente non si devono disperdere al di là dell'associazione delle città del pane eccetera, perché sono una tradizione unica e combattono soprattutto una invasione assolutamente ignobili di surgelazioni, di pani fasulli, di panacci. Perché è vero che si mangia meno pane quantitativamente rispetto a un tempo, ma invece la qualità e l'attenzione, la passione con cui lo si mangia è decisamente forte, se no altrimenti non ci sarebbero ordinazioni di questo tipo. Sì, però in tutto questo noi abbiamo lasciato da soli, e questi non è vero, perché c'è questi taralli che in alcuni posti manco sanno che sono i taralli. Questi taralli sono anche prodotto della tradizione. Questi qua sono fatti con lievito madre, olio extravergine di oliva e semi di anice. Vengono bolliti e poi passati nel forno a legna. Perché ricordiamolo che tutti questi prodotti escono da un forno a legna. Quello che abbiamo fatto vedere inizialmente. Attenzione,
perché questo degustato da solo simpaticamente con un grande bicchiere di vino è un momento di bella meditazione. Io che quando ero bambino, certo, molti anni fa, non diciamo qua, figuratevi io, nel latte la mattina mettevi questi collanici, che è incredibile, perché la cosa perché pazzesca era qual era? Dolce e salato insieme, ma la cosa ancora più buona qual era? Che per quanto potesse ammorbidirsi non diventava una gnagna, bellissimo, per questo ti puoi... Magnifico. Oh, detto questo è chiaro noi che adesso le telecamere che mangiamo, sì, perché adesso succederà in linea di Dio. In proposito, noi siamo soliti, sì, torniamo con un grande evviva in proposito. Ricordiamo però i nomi: Antonio Alessio, Pina Olivetti, autrice del libro. Il pane di Cuti Rogliano. Cuti, diciamolo, lo rispieghiamo ancora. Cuti era una frazione, un borgo, un quartiere di Rogliano. Perfetto. Non vi preoccupate se decidete di arrivarci in automobile, avete una sensazione iniziale di dirupo, ma non è così, vale quel pena. Tanto di attenzione che vi fa arrivare con maggiore passione. Evviva, evviva. Va subito detto che l'iniziativa dei Borghi del Ponte, questa associazione particolare, speciale, che trova origine in quel di Pontecorvo, prende spunto da qualche cosa anche di un po' speciale, come questa frase apocrifa di Gesù che dice: questo mondo è un ponte, attraversalo, ma non indugiare su di esso. È un'iniziativa progetto che nasce da lontano, con a capofila appunto la città di Pontecorvo, e dal solo scopo di valorizzare la località, in primis con tutto il suo territorio, soprattutto all'esterno, ma coinvolgendo tutte quelle realtà, quelle località attive, presenti e disponibili che sono in Italia e che hanno questo simbolico nome riferito al ponte, alla parola ponte, naturalmente per condividere storie, tradizioni culturali, artigiane, agroalimentari, enogastronomiche, facendo confluire, incontrando le diverse esperienze e realtà di ben 41 comuni italiani, per il momento solo italiani, che hanno questo nome all'inizio del nome della località. Quindi qualche cosa come un comune simbolo di lancio che parte da Pontecorvo, ricordando peraltro che un ponte non solo attraversa fiumi, bracci di mare, terre impercorribili, ma collega e facilita anche percorsi, i viaggi stessi, il cammino e i rapporti tra popolazioni diverse, e soprattutto unisce nel suo significato di solidarietà e contatto fra gente e culture diverse. Ed oggi, in modo particolare, poi non ci dimentichiamo che i ponti ideali e reali fra i popoli sono anche rappresentati dai collegamenti televisivi o via internet, nonché dai social, quali moderni ponti tecnologici e col forte coinvolgimento soprattutto dei giovani. Quindi scambi di attività in cui coinvolgere tutte le realtà delle diverse località, in questo caso quelle pontecorvesi, con il loro importante e diverso patrimonio di specifiche identità, senza volersi sovrapporre a niente e a nessuno, ma proprio per valorizzare maggiormente tutto questo. E come sempre, evviva dal vostro Bruno Sganga. Oh, dunque, come vedete, poi così illustrare questa in questa anteprima, questa iniziativa che parte dal 4 di febbraio, dico bene? La prima data dovrebbe essere il 4 di febbraio, stiamo espletando un po' le... Giovedì, così di giovedì. Ogni giovedì, a seconda degli iscritti, dovrebbe essere massimo 8 iscritti, quindi un paio di mesi. Ecco, fatto proprio per un discorso di piacere, non con un tocco di promozione, non altro. Poi vedete, la stiamo inaugurando questo con un augurio, non dimentichiamo mai che siamo sempre ad inizio d'anno, per cui buon anno fino al 31 di gennaio va sempre dato, e noi questo lo facciamo, evviva. Allora, in tutto questo, spieghiamo, cioè come funziona, al di là di cosa leggeranno poi mentre parliamo, cioè come funziona. Innanzitutto si può iscrivere chiunque abbia piacere di farlo. Chiunque è invitato ad iscriversi deve presentare un suo menù,
c'è una piccola quota di iscrizione, anche perché poi noi comunque rilasciamo l'attestato, le certificazioni, l'assicurazione e anche la divisa del locale personalizzata, che mi sembra un bel ricordo. E l'aspirante chef dovrà presentare il suo menù con un antipasto, due portate di primi e un secondo. Quindi lo decide già lui in origine questo? Lo deve decidere lui, lo deve preparare lui. Lui sarà ovviamente affiancato e supportato dalla vostra equipe, dal vostro dal nostro staff. Chiaramente faremo in modo di fargli fare bella figura. Deve coinvolgere in questa iniziativa almeno 12 suoi amici, che tavolata in pratica. Una tavolata che si uniranno agli altri clienti, degli avventori del locale normalmente presenti in maniera più o meno consapevole, ai quali sarà preposto questo menù degustazione. Quindi, Maurizio, votano gli amici, no. Gli amici no, per evidenti ragioni, ce n'è la clac qui, e votano gli altri, persone. Gli altri saranno chiamati a esprimere un loro giudizio sul menù. Che simpatico, poi mi pare come tu l'hai pensato. Non da voto, facciamo qualche esempio. Ho fatto una parodia di TripAdvisor denominandola Trip Avvisata. Salvata. E niente, i voti vanno, non è proprio della quale, potevi fare meglio, buona. Sono proprio un chef. Non male, e l'eccellente di TripAdvisor è sostituito da Sì, proprio un chef. Bellissimo. Che può essere letto anche. Oh, ecco, quindi la cosa importante è che bisogna capire che non si prepara, da cucinare per le 3, 4, 6 persone, ma si può arrivare. Quella sera sei uno chef. Quella sera sei uno chef, quando arriva la gente, arriva l'ordinazione, al di là del che il fatto che il menù è un menù degustazione, però quando arrivano è seguire i flussi e fare una serata in cui appunto gioie e dolori, perché è bello mettersi ai fornelli, preparare qua là, però insomma un conto è farlo divertissement puro, con un altro con un minimo di vero impegno, perché devi seguire anche i ritmi della cucina, può essere un'esperienza piacevole. Ma piacevole anche poi per gli avventori, per i clienti, perché alla fin fine è un modo simpatico, al di là della conoscenza della vostra cucina e del locale. Ma poi immagino che ognuno vorrà presentare un menù che sappia stupire in qualche maniera, no? Poi immagino che anche gli altri iscritti vengano a vedere cosa hanno fatto gli altri, insomma ci sarà un po' di concorrenza. Abbiamo, grazie a degli amici, degli sponsor messo a disposizione. Anche operatori, certo. Eh sì, i nostri fornitori sono stati in qualche maniera invitati. Possiamo dire una cosa a mo' di battuta, perché tanto ormai si trovano, però non tutti dovete fare per forza qualcosa, che se prevedete le alici devono essere del Cantabrico, non è obbligatorio, no, voglio dire questo nel senso di talune esasperazione. Beh, diciamo, noi nel nostro menù abbiamo esclusivamente alici del Cantabrico, però insomma, se loro pensano un altro tipo di alice non c'è niente di male. Certo, la nostra idea è fare anche dei menù degustazione che siano comunque accessibili, quindi tenendoli a 20-25 euro più le bevande, non di più. Però, in questo senso la non esasperazione, per essere tra virgolette adatti a tutti, sapendo utilizzare un tocco personale, ovviamente. Eh sì, quello poi dopo è il vero trucco dello chef. Io ho un mito che penso in molti di quelli che seguono le trasmissioni, che è Cannavacciuolo, che mi fa impazzire e con delle cose semplici riesce a fare dei grandi piatti, però insomma non tradendo la sua tradizione, hai ragione, certo. Non ci aspettiamo tanto dai provetti di chef, ma assumiamo il giorno dopo, con tutto rispetto dello chef. Diciamo che questa esperienza ha anche un'altra finalità, consentirà a chi ci passa
di valutare anche con un occhio un po' più benevolo poi dopo i vari i cuochi che incontreranno, perché insomma avranno provato con mano cosa significa gestire gli ordini, quindi quando qualche volta faremo un po' tardi con qualche portata probabilmente sapranno essere più comprensivi. Tutto questo naturalmente ve lo racconteremo nella Verità nel Piatto in maniera simpatica, con le anteprime, foto, interviste e quant'altro, e poi il racconto della serata, anche perché godiamo di una reciproca stima ed amicizia con Maurizio di vecchia data, naturalmente, tanto poi in privato noi che assaggeremo ci scambiamo con Marzo. Quindi ricordiamo dal 4 febbraio, poi al di là di questo voi vedete nei sottotitoli tutte anche le indicazioni al di là di Maurizio del locale eccetera, dove possono leggere poi tutte le varie cose sia sul sito che sulla pagina Facebook. Sulla nostra pagina Facebook del The Place Cassino. Una cosa, nel Montepremi noi abbiamo stabilito anche la possibilità di dare dei premi interessanti anche a chi e del pubblico alla fine. Anche al pubblico, perché chi avrà partecipato per almeno 3 volte potrà partecipare all'istrazione appunto di un premio, il primo premio che è un weekend gourmet di questi messo a disposizione da un'agenzia di viaggi qua ai nostri amici. Importante, certo. Eh sì, è che in modo, perché ci sembra giusto in qualche maniera premiare pure chi fa da cavia a questo. Pazienza e cavia, hai ragione. A questo esperimento, che siamo sicuri sarà divertente e coinvolgente. Benissimo. Allora, un grande viva. A tra poco, quindi, dalle prossime trasmissioni ci vedrete.